Esercizio successivo, stessa situazione del precedente, tubo di vetro con il mercurio, ma stavolta il mercurio arriva soltanto a 10 cm di altezza. Calcola la nuova altezza raggiunta dal mercurio quando viene scaldato il tubo da 20 a 100 gradi. È corretto trascurare la dilatazione termica del tubo? Questo è il mercurio all'inizio e il suo volume lo calcoliamo come abbiamo fatto nell'esercizio precedente. Soltanto che l'altezza iniziale non è più 100 cm, ma è 10 cm e quindi il risultato finale è 10 volte più piccolo, 7,85 cm cubi. Poi il volume del mercurio si dilata e aumenta di altezza la colonna di mercurio. Questa cosa non è scontata, perché intanto che si dilata il volume del mercurio, si dilata anche il tubo e in particolare si allarga. Quindi in teoria potrebbe anche accadere che il livello rimane uguale, perché l'aumento di volume del mercurio va a distribuirsi su una base più larga. O addirittura potrebbe succedere anche che il livello si abbassa rispetto all'inizio, perché è vero che il mercurio si dilata di volume, ma la stessa cosa fa il tubo, quindi si allarga la base. Vedremo comunque alla fine che effettivamente il mercurio si innalza. Perché l'innalzamento del mercurio è superiore all'allargamento della base, del raggio di base. Per conoscere la nuova altezza del mercurio, intanto calcoliamo il nuovo volume, cioè il volume finale dopo il riscaldamento. Ci conviene utilizzare questa formula che ci dà direttamente il volume finale del mercurio. In alternativa, anziché usare questa formula, potevamo prima calcolare l'aumento di volume del mercurio con la formula che abbiamo utilizzato prima. Quindi V0 alfa delta T e sommare questo aumento di volume al volume iniziale. Ma se usiamo questa formula facciamo prima perché non stiamo a fare questi due calcoli separati. Come si vede infatti sviluppando i calcoli, questa formula è proprio il volume iniziale più l'aumento di volume. Quindi andiamo a sostituire i valori numerici, il volume iniziale l'abbiamo calcolato, poi semplicemente 1 più alfa delta T otteniamo questo volume finale per il mercurio e vediamo che infatti si è un po' dilatato rispetto al volume iniziale. Ora per calcolare la nuova altezza dobbiamo dividere questo volume per la nuova area di base, che è questa, la nuova area di base della colonna di mercurio. Infatti il volume si calcola area di base per altezza, è un cilindro, quindi se io voglio l'altezza devo dividere il volume per l'area di base, area di base che però è aumentata rispetto al valore iniziale S0 che aveva qua, quindi l'area di base si è allargata. All'inizio l'area di base era pi greco R0 al quadrato, il raggio iniziale era mezzo centimetro e quindi era questo il valore dell'area di base all'inizio. Ora io calcolo l'area di base finale, questa S, quindi S0 e utilizzo la formula che mi dà direttamente l'area di base finale e qui ci devo mettere 2 lambda perché questa è una dilatazione termica superficiale, cioè di superficie. Quindi vado a sostituire i valori, S0 l'ho calcolato adesso, 0,785 cm² e poi 1 più 2 lambda per 80 Kelvin. E il risultato dell'area di base finale è questo, vediamo che infatti l'area di base si è leggermente dilatata rispetto al valore iniziale. Ora sostituisco questo valore di area di base finale S nella formula di prima per trovare l'altezza e trovo che la nuova altezza è 10,13 cm che possiamo approssimare a 10,1 cm. Quindi vediamo che l'altezza del mercurio si è leggermente innalzata da 10,0 a 10,1 cm. Vediamo ora che succede se trascuriamo la dilatazione termica del vetro, cioè dell'area di base. Quindi immaginiamo che il vetro abbia coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0, questo vuol dire che non si dilata neanche a livello superficiale, quindi rifacciamo lo stesso calcolo di prima, il volume finale del mercurio diviso la base, ma stavolta l'area di base ci mettiamo il valore non dilatato, cioè ci mettiamo il valore iniziale 0,785 cm² e otteniamo logicamente un valore maggiore di prima, quindi una maggiore altezza, è chiaro perché il tubo, se noi lo approssimiamo come un tubo che non si dilata, non aumenta la sua area di base, è chiaro che il mercurio raggiungerà un'altezza maggiore.
raggiunge un'altezza appena maggiore di prima. Prima avevamo trovato 10,13 cm, adesso 10,14 e lo approssimiamo sempre a 10,1 cm. Quindi questo significa che in questo esercizio, a differenza dell'esercizio precedente, possiamo anche trascurare la dilatazione della base, dell'area di base del tubo, perché tanto il risultato approssimativo che otteniamo è quasi uguale al risultato corretto.